E tu cosa ti meriti? Il merito non esiste. Siamo tutti bravi alla stessa maniera. E invece manco per niente. Manco per niente. I geni esistono ed è giusto che ottengano un riconoscimento. Ma non esiste solo il talento. Nel 1968, Jane Elliott, un'insegnante elementare, usa i suoi studenti per un esperimento e li divide in due gruppi. Quelli con gli occhi chiari e quelli con gli occhi scuri. Tratta bene un gruppo e tratta male l'altro. Alterna complimenti, privilegi, gentilezze a rimproveri e sgridate. Il gruppo dei privilegiati va meglio in tutto. La velocità, la performance, la voglia di studiare, tutto sembra implementato. Ed è un caso? No, perché alternando i gruppi si alternavano anche i risultati. Guarda caso, solo quelli che si sentivano privilegiati erano in grado di approfondire le loro abilità. Ma i geni sono nati così? Sì, studi di neuroscienze dimostrano che il cervello di musicisti, ad esempio, che hanno un orecchio assoluto, che è una dote, è diverso da quello degli altri musicisti esperti. Ma è anche dimostrabile che il cervello e le abilità si possono sviluppare ampiamente. Come? Per esempio con la plasticità sinaptica, per cui l'apprendimento può portare alla formazione di nuove sinapsi, per esempio. Il problema è nel sistema istituzionale del merito, che premia solamente chi può permettersi di sviluppare certi talenti. Per due motivi. Numero uno, solo chi può accedere accede al sistema. E numero due, la meritocrazia si basa su degli indicatori numerici che sono a dir poco soggettivi e non olistici. Dunque, il merito esiste. I privilegiati, magari lasciamoli all'esperimento, no?